Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, volevo parlare, ragazzi, del quarto di finale playoff che si è giocato ieri sera, ragazzi, tra Cittadella e Frosinone. Il secondo quarto di finale, appunto, che dopo Chievo ed Empoli, che ha visto la qualificazione semifinale del Chievo con il risultato di 1-1 ai supplementari, quindi ha eliminato l'Empoli, ha mandato avanti il Chievo in semifinale, che giocherà, vi ricordo, contro lo Spezia. Ieri si è giocata, appunto, Cittadella Frosinone, ragazzi, è finita 3-2 fuori casa per il Frosinone, quindi Cittadella 2 Frosinone 3, ragazzi, una partita veramente bellissima, ragazzi, dove abbiamo visto che il Cittadella era andato addirittura in doppio vantaggio nel primo tempo, quindi Cittadella 2 Frosinone 0. Poi, ragazzi, nella ripresa si è scatenato il Frosinone, che ha fatto il 2-2, e nel supplementare, ragazzi, un gran gol di Ciano al volo, un gran tiro, ha regalato, ragazzi, la semifinale al Frosinone. Quindi il Cittadella, purtroppo, tra virgolette, viene eliminato la Frosinone, ragazzi, finisce la favola anche quest'anno nei playoff del Cittadella. Un Cittadella che, ragazzi, per il secondo anno consecutivo era arrivato a sfiorare la Serie A l'anno scorso, ancora più clamorosamente, dove era stato battuto in finale, appunto, dal Verona. Quest'anno esce ai quarti il Cittadella. Comunque, ragazzi, come detto, complimenti al Cittadella per il campionato di Serie B che ha fatto, e insomma, e ci riproverà il prossimo anno. Il Frosinone, ragazzi, si conferma una squadra comunque che può seriamente lottare per andare in Serie A, che, insomma, lo ha dimostrato, una rosa comunque costruita bene, ragazzi, e c'è poco da fare. Questa Frosinone, ragazzi, adesso sfiderà il Pordenone in semifinale, e quindi, ragazzi, saranno comunque due semifinali davvero davvero belle. Quindi, allora, la prima semifinale sarà tra Chievo e Spezia, la seconda tra Frosinone e Pordenone, e non lo so, ragazzi, veramente sono due sfide veramente belle, andata e ritorno. E io non lo so, se dovessi fare, ragazzi, un mio personale pronostico, secondo me direi la finale, direi Frosinone Chievo, ragazzi, se dovessi dire il mio pronostico, oppure in alternativa Frosinone Spezia, ragazzi. Il Pordenone non lo so, perché sì, è vero, è una mina vagante in questi playoff, però, ragazzi, qua alla fine in queste sfide conta davvero l'esperienza. Questi, ragazzi, sono, cioè, il Frosinone e il Chievo sono squadre, appunto, con esperienza, abituata, appunto, anche a giocare in Serie A, quindi, insomma, l'esperienza conta in queste gare secche. E quindi, niente, secondo me Frosinone e Chievo sono le due squadre che, secondo me, possono davvero puntare alla Serie A. Quindi, ragazzi, niente, vedremo come andranno a finire queste semifinali, playoff. Quindi, per il momento, ragazzi, è tutto. Vi ricordo, come sempre, iscrivetevi e commentate. E alla prossima con tanti contenuti sulla Serie B e sull'Empoli. Ciao a tutti, alla prossima!